Buongiorno a tutti i telespettatori di Medicina Facile. Oggi parleremo di quanto possa essere importante la medicina nucleare nell'accertamento di eventuali uropatie malformative congenite nei bambini. Passaggio chiave per la scelta delle successive opzioni terapeutiche e della presa in carico del piccolo paziente. Ne parliamo con il nostro graditissimo ospite. Buongiorno e bentornato nei nostri studi al dottor Gianluigi Martino. Buongiorno, buongiorno e grazie ancora per l'invito. Grazie a lei per aver accettato. Sta bene? Sì, tutto. Bene, grazie. Dottor Gianluigi Martino, direttore della medicina nucleare del Policlinico Santissima Annunziata di Chieti. Allora, se lei è d'accordo, prima di parlare delle uropatie malformative congenite, spieghiamo di che cosa si occupa la medicina nucleare pediatrica? Certo. Le indagini di medicina nucleare pediatrica, esattamente come quelle che vengono svolte negli adulti, studiano le patologie dei reni, le patologie dello scheletro, le patologie dell'apparato gastroenterico, ma anche quelle del cuore, dei polmoni, della tiroide, e si occupano anche dello studio di quelle oncologiche che a volte colpiscono purtroppo anche i bambini. In quest'ottica l'apporto degli esami medico-nucleari sono di tipo funzionale. Le informazioni, cioè, che determinano non sono tanto della forma degli organi quanto della loro funzionalità, riuscendo di fatto a definire quanto tessuto funziona e quanto non funziona all'interno di quell'organo là. Nello specifico a Chieti se ne seguono circa 300 l'anno, è un numero di tutto rispetto nel panorama nazionale e il merito va condiviso indubbiamente con i miei colleghi medici, le infermiere professionali, i tecnici, certo, i collaboratori. Le chiedo come si svolgono gli esami sui bambini, che cosa si utilizza e come, dottore? Allora, innanzitutto sgombriamo il campo dei equivoci. La medicina nucleare non adopera mai mezzi di contrasto, ma adopera molecole organo-specifiche, nel senso che ogni organo viene studiato con una molecola sua. Questo ci consente di iniettare queste sostanze in vena e di acquisire l'esame immediatamente, come nel caso della scintigrafia renale sequenziale, o acquisirle dopo 2 o 3 ore, tempo necessario perché la sostanza vada ad accumularsi nell'organo che devo studiare, per poi fare un'acquisizione con le nostre gamma camere. E qui stiamo vedendo in questa diapositiva i vantaggi proprio della medicina nucleare, esatto, nell'accertamento. Esatto, non c'è bisogno del digiuno, non c'è bisogno di nessuna preparazione, la possono fare anche bambini di cui si è certi che siano allergici, perché le nostre sostanze non determinano reazioni allergiche. È pericolosa, dottore, vista l'età dei pazienti, si potrebbe ridurre il rischio di radiazione? Guardi, io approfitto di questa trasmissione per chiarire forse l'equivoco più grosso che c'è sulla medicina nucleare. E che spaventa un po' i genitori. Che spaventa i genitori, ma a volte spaventa anche i colleghi che raramente devono prescrivere quegli esami. Gli esami di medicina nucleare mediamente forniscono al paziente meno radiazioni di quelle fornite da un analogo esame radiologico che studia quell'organo. In questa diapositiva è eclatante come quando noi ai bambini eseguiamo una scintigrafia renale diamo 10 volte meno radiazioni che se eseguissimo un TAC. Questo non vuol dire che è meglio la scintigrafia renale dell'attacco e pertanto facciamo scintigrafie renali a tutti. Semplicemente significa che se serve fare una scintigrafia renale perché ti serve il dato funzionale, la puoi fare con estrema tranquillità perché non è assolutamente pericolosa. Fatta questa doverosa premessa su che cos'è la medicina nucleare pediatrica in particolare, passiamo a vedere che cosa sono adesso le malformatie, le uropatie malformative congenite. E chiedo scusa ai telespettatori. Allora, semplificando molto, possiamo dire che le uropatie malformative congenite sono delle vere e proprie malformazioni con cui il bambino nasce. Delle malformazioni che possono interessare il rene in quanto organo o le vie escretrici, cioè gli ureteri, la vescica e l'uretra. Molti bambini nascono con una sola di queste malformazioni, ma tanti altri nascono con
malformazioni associate, cioè possono avere due malformazioni, una che magari interessa il rene e l'altra che interessa una delle vie escretrici. Un esempio classico di malformazioni che interessano il rene è il rene multicistico, in cui il normale tessuto renale è totalmente occupato da cisti non funzionanti, che determinano proprio la scarsa funzionalità di quel rene. Esempi invece per le vie escretrici sono degli ureteri dilatati, i megaureteri, delle vesciche che non si contraggono, permettendo così l'uscita della pipì, come la vescica neurologica, o la presenza di valvole a livello dell'uretra, che è l'ultimo tratto delle vie escretrici, quello che ci consente di espellere all'esterno, valvole che determinano un ostacolo alla fuoriuscita della pipì. In questa diapositiva vediamo le percentuali di questi casi. Esatto, vediamo le percentuali, e in testa a tutti c'è il reflusso vescico-uretrale, di cui parleremo dopo, e quell'acronimo che appena sotto sta proprio per valvole dell'uretra posteriore. Che rischi corre, dottore, un bambino che nasce con una uropatia malformativa congenita? Allora, i rischi che corre un bambino che ha questa queste malformazioni, se posso vedere per favore l'altra diapositiva, è questo. Allora, stabilito che sono decisamente di una certa frequenza. Noi abbiamo 7.000 neonati all'anno che nascono in Italia con queste malformazioni, e nel loro insieme queste malformazioni sono un terzo di tutte le malformazioni con cui i bambini possono nascere. Ma queste in particolare vanno tenute molto, vanno attenzionate, perché possono determinare un'insufficienza renale cronica, cioè portano a spegnere la funzionalità del rene. E quando questo succede, queste malformazioni sono implicate in quasi la metà dei casi di questa insufficienza. Quando l'insufficienza arriva, il bambino deve necessariamente andare incontro, nei casi gravi ovviamente, a dialisi o addirittura a trapianto renale. E ha fatto bene a sottolinearlo in rosso in quella diapositiva, proprio a evidenziare la gravità di questa eventuale situazione. Perché c'è il rischio che il bambino possa sviluppare proprio un'insufficienza renale cronica? Allora, per spiegarlo occorrerebbe immaginare che come il rene, insieme alle sue vie escretrici, di fatto è come se fosse un sistema idrico chiuso, in cui il rene produce la pipì e le vie escretrici non fanno altro che eliminarla. In qualsiasi sistema di questo tipo, una qualsiasi anomalia di questo sistema determina inevitabilmente un danno sul rene. Le faccio un esempio forse banale: se avessimo una macchina che filtra dell'acqua e le sostanze che toglie da quest'acqua, rendendola potabile, le elimina poi attraverso un tubo in un giardino, e noi a distanza dalla macchina schiacciassimo quel tubo, inevitabilmente il danno si ripercuoterebbe sulla macchina stessa. Ed è la stessa cosa di queste malformazioni, per cui il rene si danneggia soprattutto per due motivi: perché aumenta dentro il rene la pressione dell'urina, come l'esempio appena fatto, è talmente tanto l'aumento che l'urina schiaccia il tessuto renale e lo assottiglia, rendendolo poco funzionante. Oppure il secondo motivo è che normalmente l'urina passa dal rene in vescica, quindi va dall'alto verso il basso, ma ci sono situazioni in cui si inverte il flusso e l'urina, quando passa dalla vescica al rene, avendo una carica batterica molto più elevata, porta nel rene infezioni, e le infezioni danneggiano il rene stesso. Abbiamo visto in questa diapositiva, stiamo vedendo in questa diapositiva, che il danno renale si manifesta sotto varie forme, anche molto gravi. No? Esatto, in questa diapositiva si esplicita quello che il bambino ha quando purtroppo va incontro ad insufficienze renali gravi, per cui è un bambino che ha l'ipertensione, ha delle complicanze scheletriche, delle problematiche cardiologiche e anche dei difetti nella sua crescita. Mi consenta però di stabilire un punto: si arriva ad un'insufficienza renale cronica per quelle situazioni bilaterali e gravi. Quindi arriviamo in questa situazione quando non un solo rene, ma tutti e due i reni sono fortemente colpiti da queste malformazioni. Oppure quando la malformazione è da un solo lato, ma ce ne accorgiamo tardi. Certo.
Allora, fatta questa doppia premessa, che cos'è la medicina nucleare pediatrica, che cos'è, che cosa sono le uropatie malformative congenite, entra in campo il dottor Gianluigi Martino. Per accertarla questa patologia, quali esami diagnostici vengono prescritti? Allora, per fortuna l'ecografia ha fatto dei passi enormi e ha dato un aiuto veramente incommensurabile alla diagnosi di queste patologie. Tant'è vero che già durante la gravidanza, in 18ª settimana, un'ecografia è in grado di sospettarla, è in grado già di vedere se c'è una malformazione o no. Avendola sospettata, ma non potendo ovviamente intervenire in gravidanza, si aspetta la nascita del bambino. Si ripete un'altra ecografia che, se non la vede più, mette tutti un attimino più tranquilli, ma se la conferma è l'inizio, certo, di tutta una serie di altre indagini che devono fondamentalmente individuare che tipo di malformazione è e che gravità ha questa malformazione, e ancora stabilire quanto rene è stato eventualmente colpito da quella malformazione. Per cui, se potessimo vedere l'immagine, la diapositiva successiva, abbiamo bisogno sia di esami morfologici, quindi ecografia, cistografia, cistosonografia, e nei centri di altissima specializzazione anche di TAC e risonanze, tutti esami che ci inquadrano il problema relativo alla forma, dove è la malformazione, che aspetto ha. Ma abbiamo anche bisogno di esami funzionali che ci dicano: bene, questo rene che ha queste caratteristiche, di fatto, quando è stato danneggiato da questa malformazione, quando gli resta ancora di sua funzionalità. E in questa immagine si vede come, al di là del disegno che semplifica l'anatomia dei reni, le straordinarie caratteristiche di una TAC spirale sul rene, in cui quasi quasi i reni sono meglio descritti che nel disegno, e a fianco un'immagine scintigrafica dove è ovvio che la risoluzione non è quella della TAC. Noi non vediamo gli ureteri, ma vi posso garantire che in quelle immagini c'è tutto il significato funzionale dell'esame, e nello specifico di quell'immagine, per esempio, quelli sono due reni assolutamente normali. Che stanno bene? Che stanno assolutamente bene. Bene. Senta, quando viene prescritta la scintigrafia? Ecco, viene prescritta proprio nel momento in cui ho fatto un'ecografia alla nascita, ho individuato la presenza di un'idronefrosi o di un reflusso, ho stabilito anche di che grado è l'idronefrosi o il reflusso, ma ho bisogno di sapere che danno queste malformazioni hanno provocato. E quindi adopero la medicina nucleare, perché con le sue due varianti riesce proprio a stabilire la funzionalità del rene. I valori normali sono espressi come 50% e 50%, nel senso che i reni si dividono il lavoro a metà, il 50% lo fa il destro, il 50% lo fa il sinistro. Qualsiasi variazione in più o in meno del 5% rispetto a quella identifica già la presenza di un danno. Tranquillizziamo i genitori. Come viene fatta la scintigrafia? La preparazione del bambino? Dopo la scintigrafia, che cosa succede al bambino? Che certezze fornisce allo specialista? Va bene, allora un po' l'abbiamo già accennato, per cui ai bambini noi somministriamo in vena queste molecole organospecifiche e l'esame inizia. Quello che di fatto otteniamo da questa indagine è quello per cui lavoriamo, cioè sapere i reni a che livello di funzionalità stanno. Nella prima delle due immagini, quella alla vostra destra, per esempio, c'è il rene di destra che, rispetto al rene di sinistra, è decisamente stato colpito da un danno. Nella seconda immagine, quindi in quella a fianco, addirittura il rene di sinistra non funziona più, tant'è che vediamo un solo rene, quello di destra, e non vediamo assolutamente quello di sinistra. Rene muto. Non è un errore nella grafica, ma quando facciamo le scintigrafie è come se vedessimo i reni allo specchio, per cui quello che per noi è destra di fatto è sinistra. Possiamo quindi stabilire il livello di danno sia vedendo le immagini, se potessimo andare avanti, che analizzando dei grafici che si ottengono in maniera molto complicata dalle immagini che abbiamo visto prima, ma anche con i grafici
se potete osservare, noi abbiamo nella parte destra del televisore due reni che funzionano assolutamente normalmente, mentre nella parte sinistra ce n'è uno che funziona normalmente, quello tratteggiato dalla linea azzurra, e l'altro invece che ha un problema. Infatti la linea rossa non è identica a quella blu, e quel fatto che vada su prima di scendere leggermente ci identifica la presenza di un problema e di un danno, che nello specifico è del 30% a destra e del 70% a sinistra. Significa che il rene destro ha perso il 20% della sua normale funzionalità. Andiamo avanti con le diapositive. Sì, facciamo la scintigrafia renale anche quando il chirurgo o il clinico ci chiede di stabilire, quando vede un rene particolarmente dilatato, se quella dilatazione è causa di un vero e proprio ostacolo oppure no. Non c'è un altro metodo per stabilirlo, ma stabilirlo è importante, perché poi scelgo quale strada terapeutica è meglio per quel paziente. E facendo questo tipo di esame, se potessimo vedere quella successiva, noi riusciamo in maniera estremamente semplice a stabilire quale ha un ostacolo, e nel caso dell'immagine che vedete in televisione il problema è nell'immagine di destra, in cui la curva normale azzurra scende e quella rossa resta su, e qui c'è un ostacolo. Invece nelle immagini dall'altra parte, di fatto c'è sempre la dilatazione ma non c'è nessun ostacolo. Questo lo possiamo fare perché al bambino, dopo aver somministrato il nostro radiofarmaco, somministriamo anche un diuretico, e dalla risposta al diuretico stabiliamo la genesi di quella dilatazione. In questa immagine invece voglio sottolineare un aspetto. Non c'è dubbio che l'ecografia è un esame di prima istanza, è un esame che non fornisce radiazioni, va assolutamente fatto. Ma a volte, non frequentemente, ma a volte, le caratteristiche che vengono espresse dall'ecografia, che valuta lo spessore del tessuto renale, non sono sufficienti per avere un'idea anche della sua funzionalità. In altre parole, su questo paziente l'ecografia aveva individuato la dilatazione del rene, ma aveva stabilito che lo spessore fosse normale. Normalmente questa condizione equivale a dire il rene ha la malformazione ma di fatto non ha nessun problema funzionale. Nella realtà però, avendogli eseguito una scintigrafia renale con MAG3, noi abbiamo visto che il rene di destra è praticamente non funzionante. Quindi quello che le immagini morfologiche fanno vedere non sempre esprimono il reale quadro funzionale, cosa che invece con molta semplicità il nostro esame ha messo in evidenza. Fatto l'esame, il bambino torna a casa e, esattamente come non ha nessun problema a farlo prima, non ha nessuna prescrizione successiva, può tornare a casa, non c'è bisogno che cambi abitazione come a volte i genitori ci chiedono di fare. Può giocare con i fratellini? Sì, può giocare con tutti. L'unica precauzione che chiediamo ai genitori è quella di farlo bere un po' di più, di invitarlo a fare pipì, ovviamente se parliamo di bambini di pochi mesi, perché nella maggior parte dei casi i nostri bambini sono dai 2 mesi ai 2 anni, di cambiargli un po' più spesso il pannolino, ed evitare solamente di dormire nello stesso letto con un fratellino o con la mamma se la mamma aspetta un bambino. Una mamma che non aspetta un bambino può tranquillamente dormire col suo bebè. Quanto dura mediamente una scintigrafia? Allora, l'esame, se tutto va bene, quindi non ci sono particolari problemi, in 15-20 minuti riusciamo a svolgerla. Se invece ci accorgiamo che c'è qualcosa che non ci quadra e facciamo anche il test diuretico, può anche arrivare a durare sui 30-35 minuti. I genitori non lasciano mai il bambino, e questa è una cosa che voglio sottolinearla, perché fare gli esami ai bambini non è la stessa cosa che farlo agli adulti. I bambini si muovono, non puoi chiedergli di star fermo, né noi abbiamo l'abitudine di immobilizzarli con cinte
o dandogli certo. dei sedativi. Quindi i genitori sono lì e ci aiutano nell'esecuzione dell'esame. Doverosa questa precisazione. Qual è l'uropatia malformativa congenita più diffusa e quindi più studiata con la scintigrafia? Beh, indubbiamente sono due quelle che nel nostro reparto, ma anche nei reparti di altri centri, si affrontano quotidianamente. Una è rappresentata dal reflusso vescico urinario e l'altra è l'idronefrosi. Il reflusso vescico urinario, come potete vedere, è presente in oltre il 60% di tutte le malformazioni renali e delle vie escritrici. Quindi tutte le volte che abbiamo un'uropatia malformativa, nel 60% di queste, quindi oltre, abbiamo un reflusso. Il reflusso, in definitiva, cos'è? È quella condizione per cui l'urina, anziché stazionare in vescica, riesce a risalire verso il rene percorrendo in parte o tutto l'uretere. A seconda della gravità, questo reflusso può essere graduato in 5 gradi di gravità, ed è una cosa che fa l'esame ecografico, e vederlo è fondamentale, perché che sia lieve o sia anche il reflusso più severo porta urina nei reni, urina con cariche batteriche superiori, e quindi l'associazione favorisce quindi le infezioni delle vie urinarie. Infezioni delle vie urinarie che portano a febbre, a pielonefriti, che guariscono con delle cicatrici. Se potessimo andare alla diapositiva successiva, più infezioni ci sono, più cicatrici si manifestano, più il rene nel tempo, ritorniamo a dire sempre lo stesso discorso, perde via via la sua funzionalità. Abbiamo ancora una diapositiva, invece questo è il caso dell'idronefrosi. Sì, questo è il caso dell'idronefrosi, che si verifica tutte le volte che c'è un ostacolo che impedisce all'urina che il rene produce di riversarsi in vescica. Questo ostacolo può essere via via lieve, da lieve a grave, e anche l'idronefrosi può essere lieve o grave. Se ci fate caso, la gravità la si può intuire dallo spessore del tessuto renale, quello disegnato in rosso, che nel caso di normalità è spesso anche 2 cm, ma che via via che il rene si dilata si assottiglia sempre di più. E più è sottile lo spessore, meno il rene funziona. Fatta la diagnosi, accertata l'eventuale uropatia malformativa congenita, il bambino come viene preso in carico da un punto di vista terapeutico? Allora, la terapia di queste malformazioni può essere sia una terapia medica che una terapia chirurgica. La scelta di fare l'una o l'altra dipende essenzialmente da quanto è stata diagnosticata, quindi se siamo stati bravi a diagnosticarla velocemente, se abbiamo fatto una scintigrafia renale che ha stabilito che il danno non è importante, allora noi possiamo aspettare anche un anno dandogli preventivamente una terapia antibiotica, che posso capire spaventi, dare un anno di terapia antibiotica al bambino, ma è una terapia antibiotica che si dà dandogli l'antibiotico una volta al giorno, quindi praticamente la metà di una dose classica, ma questo ci favorisce l'attesa, perché molte di quelle malformazioni con il tempo tendono a regredire, quasi a scomparire. Quindi io evito l'intervento, ma posso farlo se la vedo subito, certo, e stabilisco che il danno non è grave. Viceversa, non sono riuscito a fare una diagnosi importante, oppure in effetti l'ho fatta, ma la gravità ecografica e il danno è importante, danno stabilito con la scinti, in questo caso non c'è altra via d'uscita che fare un intervento chirurgico che tende quantomeno a preservare il salvabile. Fatto questo, il bambino ovviamente sarà comunque soggetto ad ulteriori controlli, sia che abbia fatto una terapia conservativa che chirurgica, ulteriori controlli in cui la medicina nucleare ancora una volta entra, perché, ripeto, è l'unica metodica che in maniera molto accurata, certo, ci dice l'andamento della funzionalità del rene. Quando, facendo degli esami del sangue, emergono
valori alterati della proteinuria o della creatinina, il danno è già molto importante. Noi dobbiamo cercare, come sempre, di anticipare la diagnosi per permettere una cura che non porti quel bambino verso un'insufficienza renale cronica che poi puoi curare solo col trapianto o con la dialisi. Senta, dottore, con la scintigrafia si possono diagnosticare altre patologie renali? Sì, certo, con la scintigrafia possiamo diagnosticare tutta una serie di altre patologie renali che sono soprattutto anomalie della forma. I reni sono sostanzialmente due e normalmente sono disposti uno di fronte all'altro, ma ci sono situazioni in cui i due reni sono uniti al polo inferiore e hanno la cosiddetta forma di un rene a forma di ferro di cavallo, che è nell'immagine centrale di tutte quelle. Possiamo evidenziare anche situazioni in cui apparentemente vediamo un solo rene ma non sappiamo dove è l'altro, e ancora una volta è l'unico esame che in qualsiasi bambino di qualsiasi età, se hai un rene che funziona, te lo individua. E come nella parte in base della diapositiva, avevamo un caso straordinario in cui, facendo un torace a questo bambino, si vedeva qualcosa nel torace e il radiologo, lo pneumologo non riusciva a capire cosa fosse, tenuto conto che si era stabilito che quel bambino avesse un solo rene. Facendo la scintigrafia, quella cosa, diciamo, nebulosa che si vedeva radiograficamente, poi è venuto fuori non solo che era l'altro rene, ma che era anche un rene che funzionava. Quindi è stata una sorpresa positiva. È stata assolutamente una sorpresa, ma soprattutto per i genitori che, certo, in un attimo si sono ritrovati con un bimbo che di reni ne aveva due, anche se quello, per come era posto, poi in qualche modo andava rimesso, diciamo, nella sua logica. Senta, mediamente a Chieti quanti casi trattate ogni anno? Se non sbaglio, ce l'aveva detto anche all'inizio, sì, 300 casi. A Chieti ogni anno trattiamo 300 casi, l'80% di questi 300 casi sono tutti dedicati allo studio delle patologie renali. Mi piace ricordare in questa sede la capacità che ha avuto la medicina nucleare di Chieti di salvare qualche anno fa un piccolo paziente che aveva dei sintomi che lasciavano aperte due strade. E questo è il caso clinico al quale fa riferimento? Questo è un altro dei casi clinici e con cui poi magari ne parliamo un attimo, ma quello di prima, abbiamo fatto una scintigrafia epatica a quel bambino, abbiamo chiarito che il problema che aveva era dovuto al fatto che non aveva le vie biliari. È stato fatto un intervento incredibile nella chirurgia pediatrica di Pescara e quel bambino è ancora vivo in attesa. Professor Lelli Chiesa. Esatto, bravissimo, un professore straordinario che ha salvato quel bambino dandogli la possibilità, la chance di, certo, aspettare un trapianto di fegato. Invece quel caso che abbiamo appena visto, eccolo qua di nuovo riproposto dalla regia. Questo caso è un altro di quei casi che ci rende orgogliosi, perché il bambino aveva tutta una serie di problematiche, era nato decisamente prematuro, era sottopeso ed è arrivato da noi in incubatrice. Qui la multidisciplinarietà nostra con i chirurghi e con i vari neonatologi ci ha permesso di fare in quello stesso giorno le due tipologie di esame scintigrafico che normalmente le facciamo, certo, in giorni diversi. È una cosa rara questa, è di scuola scandinava il poter far questo, ma facendo queste due scintigrafie nello stesso giorno, fondamentalmente, certo, abbiamo risolto i dubbi che avevano i chirurghi e ancora una volta abbiamo concesso a questo bambino una strada terapeutica più appropriata. Avete realizzato ambienti a misura di bambino? Abbiamo realizzato ambienti a misura di bambino dimensionandoli anche per fasce di età, per cui abbiamo degli adesivi tridimensionali che catturano l'attenzione dei più piccoli, ma abbiamo anche dei giocattoli, anche dei piccoli computerini per i più grandi, e siamo arrivati anche ad avere degli strumenti musicali per quelli più grandicelli che ovviamente si cimentano a casa. A tutti viene dato un diploma. A quasi tutti viene dato questo diploma che
diciamo, chiude la giornata, l'incontro con questi bambini che ci restano poi amici, perché certo, quando vengono a ritirare le risposte i genitori, poi quasi sempre ci portano dei disegnini o dei loro giochini che noi provvediamo a regalare ad altri bambini che verranno certo a fare questo esame. Perché a quasi tutti viene dato il diploma di coraggio? Perché se ci arriva un bambino di 2 mesi e ce ne arrivano di 2 mesi, lo dovremmo dare ai genitori. Invece preferiamo omaggiare di questo diploma a quelli che si sentono anche orgogliosi di aver fatto questo esame. Grazie al dottor Gianluigi Martino, complimenti per il lavoro che svolge. Grazie per essere stato con noi e per aver spiegato davvero in maniera semplice ed esauriente un lavoro non facile. Grazie, sono dottore. Sono io che la ringrazio e buon lavoro a lei per le sue prossime trasmissioni. Grazie, grazie di cuore. Dottor Gianluigi Martino è stato ospite con noi oggi, per voi, direttore della medicina nucleare Policlinico Santissima Annunziata di Chieti. Grazie a Francesco Specchiulli in regia, Andrea Di Fabio in post produzione. Grazie a voi telespettatori per averci seguito anche questa settimana. Ci vediamo tra 7 giorni, gli orari saranno sempre gli stessi, naturalmente tratteremo un altro argomento. Grazie, arrivederci.